Ben ritrovati all'appuntamento con Handball Mania, un saluto a Matteo Aldamonte. Ciao, ciao Matteo, ciao a tutti. Sono giorni di vigilia perché nella giornata di sabato ritornano in campo le azzurre di coach Beppe Tedesco, qualificazioni mondiali, si affronta la Slovenia, lo faremo nella gara d'andata in casa, nel fortino della Casa della Pallamano, il Pala Santa Filomena di Chieti. Per parlare di questo importante e attesissimo appuntamento abbiamo in collegamento proprio da Chieti, dove è in ritiro la nazionale azzurra già da lunedì, il direttore tecnico Beppe Tedesco, che salutiamo, ringraziamo per aver accolto il nostro invito. Buon pomeriggio a tutti e grazie a voi perché possiamo sentirci in questa occasione. Allora Matteo, dicevamo, insomma, giorni di vigilia, ci attende le azzurre di coach Tedesco, un ostacolo severo, importante, inutile nasconderlo, la Slovenia punta con decisione alla qualificazione, ma anche alle prossime Olimpiadi, questo per dare un po' la dimensione delle potenzialità e anche delle ambizioni del team sloveno, che però arriverà in Italia con qualche punto di domanda, qualche punto interrogativo. Almeno queste sono le ultimissime notizie che arrivano dalla Slovenia, peraltro la fonte è ufficiale perché è il sito e quindi l'ufficio stampa della Federazione Slovena. Non dovrebbe essere pretattica. Esattamente, e si parla appunto di una Slovenia rimaneggiata come lo era stata nelle precedenti amichevoli giocate il mese scorso, nello stesso periodo in cui noi affrontavamo Portogallo, Capoverde e Spagna contro la Slovacchia, quindi una Slovenia che dovrebbe fare a meno sia di Omoreghe, centrale giocatrice molto importante soprattutto nella fase d'attacco, che dell'ala e in difesa giocatrice importante Tamara Mavsar. Poi si parla anche di una possibile assenza di Ana Grosso, comunque di problemi alla schiena. Sicuramente per Azic c'è grande scelta, perché la Slovenia è una nazionale che soprattutto nell'ultimo grande torneo giocato in casa ha avuto un exploit notevole in termini di risultati e di resa soprattutto contro avversari di prim'ordine, però al tempo stesso è una squadra comunque molto forte, ecco, su questo non c'è dubbio. Allora, prima di ascoltare il pensiero di Beppe Tedesco, che ovviamente non si fida di queste news che arrivano dalla Slovenia, conoscendo il valore complessivo del roster a disposizione di coach Azic, vediamo un servizio preparato da Matteo Aldamonte, la scheda introduttiva e poi con Beppe Tedesco per analizzare e approfondire i temi legati a questo doppio confronto tra Italia e Slovenia. Alzare il livello. Se c'è un imperativo che l'Italia femminile ripete a se stessa da lungo tempo è proprio questo: alzare il livello. Il proprio, prima di tutto, e di conseguenza quello delle avversarie con cui misurarsi. Il percorso è lungo, passa per banchi di prova, il più possibile di stampo internazionale, passa inevitabilmente per i risultati. Era novembre e con le vittorie contro la Bulgaria tra Varna e Chieti, le azzurre si guadagnavano l'accesso al secondo e ultimo turno di playoff per le qualificazioni ai mondiali 2023. Ora, dunque, quel livello si alza e nella Casa della Pallamano arriverà la Slovenia, ottava agli europei del dicembre scorso e per questo favorita per il passaggio del turno. L'Italia, che intanto si è radunata proprio al Centro Tecnico Federale lo scorso 2 aprile, ricomincia dalle sue certezze. La nuova linfa delle giovanissime, i progressi di gioco evidenziati sia a novembre che nel torneo di battaglia in Portogallo il mese scorso e ancora la fame di volersi ritagliare uno spazio in campo internazionale. La lista delle convocate a disposizione di Giuseppe Tedesco tra new entry e conferme ha subito un paio di variazioni rispetto alle recenti uscite. La più rilevante è legata al nome di Annika Niederwieser. Se non altro per l'esperienza maturata in Bundesliga dal 2016 a oggi, il terzino sinistro originaria di Bressanone, fresca di qualificazione alla Final Four di European League con la maglia del Thuringer, rappresenta un inserimento di prim'ordine nella sempre più rodata intelaiatura azzurra. Per tutto il resto è l'Italia che conosciamo, giovane prima di tutto, visto che appena 6 atlete su 19 superano i 25 anni. Le abbiamo analizzate a fondo, dobbiamo rispettarle come se stessimo giocando contro Francia o Norvegia, ha detto Dragan Azic, tecnico della Slovenia che intanto si allena a Lubiana e che, stando alle ultime notizie provenienti dai media locali, lo fa senza le indisponibili Omoreghi e Mavsar. In dubbio anche la mancina Ana Gross, alle prese con problemi alla schiena. Questo non cambia comunque di una virgola la rilevanza dell'avversario e il grado di difficoltà elevatissimo del doppio confronto che attenderà l'Italia. Alzare il livello, si diceva. Tra l'8 aprile a Chieti e il 12 aprile a Lubiana, l'opportunità sarà duplice e da non sprecare.
Allora, dobbiamo rispettarle come fosse la Francia o la Norvegia. Beppe, credo che da questo punto di vista le parole di Hadžić siano politicamente corrette. Ma nella sostanza, che Slovenia ti aspetti? Beh, queste le dicono in tutti i corsi di allenatori, che bisogna rispettare l'avversario, e quindi l'accettiamo perché è giusto che sia così. Le skills di Hadžić sono sicuramente buone, oltre che sul campo, anche nelle pubbliche relazioni. E sì, mi aspetto una Slovenia che è arrivata ottava agli europei, come giustamente diceva nella sua presentazione Matteo, che magari ha qualche assenza, ma non è sicuramente la squadra che ha giocato in Slovacchia, perché chiaramente Gross sarà nelle 16 giocatrici, sicuramente Zulic, che è la centrale titolare, non ha giocato in Slovacchia e quindi una giocatrice straordinariamente forte. E quindi una Slovenia che ha un preciso programma, vuole arrivare alle Olimpiadi del 2024, e le Olimpiadi, come tutti sappiamo, purtroppo anche in Italia, è il sogno di tutta una nazione, quindi sicuramente non ci sottovaluta dal punto di vista dell'impegno, perché sanno che devono passare attraverso questo passaggio. Ma mi aspetto una Slovenia che, al di là dell'ottavo posto, se andiamo nel concreto, ha pareggiato con i campioni d'Europa, ha pareggiato con la Norvegia, ha battuto la Danimarca. E quindi è una squadra che probabilmente vale le prime 4-6 posizioni del ranking mondiale. Quindi mi aspetto una partita importante, ma soprattutto condivido una cosa, che noi da un po' di tempo diciamo che vogliamo alzare il nostro livello, ed è stato espressamente detto, e io dico che è perfettamente vero, che non si può alzare il proprio livello se non si gioca con squadre di alto livello. Allora, qualche novità, Matteo, intanto sul fronte azzurro, perché vero come è vero che la Slovenia ha qualche problemino in un roster poi particolarmente ricco, in una selezione particolarmente ampia, ma qualche problema nelle ultime ore è emerso anche in casa azzurra. In una selezione un po' meno ampia, questo dobbiamo dirlo, in una base di scelta un pochettino meno vasta. E vediamo anche la grafica, in realtà la grafica ci trae un po' in inganno, perché questo è l'elenco delle convocate originario di coach Beppe Tedesco, che, come avevamo rimarcato nei giorni scorsi sul sito federale, è stato integrato, vista l'assenza di Podda, sia dall'ingresso di Rossomando sia dall'aggiunta di Lisa Ponti, sempre nella batteria delle ali. Non c'è però, soprattutto per infortunio, ha dovuto lasciare proprio in queste ore il ritiro azzurro Ramona Manojlovic, e questa è un'assenza certamente pesante rispetto alle nazionali, rispetto a quello che ci ha detto innanzitutto il campionato in questi ultimi anni e rispetto alle nazionali che abbiamo visto in campo nelle ultime uscite ufficiali. Volevo chiedere però a Beppe, visto anche l'ingresso invece nell'elenco delle convocate nella batteria di terzini di Niederwieser, come avevi pensato l'impiego di Niederwieser prima dell'assenza di Manojlovic, come cambia e se cambia l'impiego di Niederwieser adesso? No, in realtà intanto prima mi permettete di fare gli auguri di una prontissima guarigione a Ramona, che è sempre stata una ragazza che ci ha dato molto in nazionale e che era dispiaciuta ieri di lasciare il ritiro, ma chiaramente non si poteva fare diversamente. No, Annika Niederwieser è un gradito rientro ed è previsto che nella rotazione dei terzini e soprattutto anche nella zona difensiva avesse un suo impiego, al di là della presenza o meno di Ramona. Chiaramente il fatto che manca Ramona darà un po' più di tempo di gioco a Annika in attacco, e come però anche a Giulia Fabbo, ad altre terzini che possono alternarsi in quel ruolo. E la fortuna nostra, se si può dire così, è che Ramona non ha avuto un infortunio terribile, quindi riprenderà a giocare presto, e che noi abbiamo, nonostante noi non siamo la Slovenia, abbiamo un bel gruppo di terzini. Lasciami dire che questa è una nazionale di cui sono onorato di essere allenatore e che ha un gruppo di talenti significativo. Ecco Beppe, rispetto alle precedenti esibizioni, le precedenti gare ufficiali, mi riferisco ovviamente al doppio confronto con la Bulgaria, ma anche alla recente partecipazione al torneo amichevole in Portogallo, ecco, quali sono i margini di crescita di questo gruppo? Ovviamente il ritorno in azzurro di Annika Niederwieser conferisce a questo gruppo, sia dal punto di vista tecnico, tattico, ma anche di esperienza, un quid in più che è mancato sicuramente nelle passate occasioni. Ma dalle altre cosa ti aspetti? Qual è lo step da salire, il gradino da salire che ti attendi, al di là poi di quello che sarà l'esito del doppio confronto con la Slovenia? Dalle altre mi attendo a questo punto una crescita complessiva della squadra, che secondo me si identifica nel fatto
di riuscire a essere un po' più continue nel rendimento. Per esempio in Portogallo abbiamo fatto secondo me una buonissima partita col Portogallo, il giorno dopo non abbiamo fatto altrettanto con la Spagna, ma perché è difficile per noi giocare a livello alto con continuità, perché questo non è il livello del campionato italiano normalmente, perché le ragazze non sono abituate ad avere stress agonistici di questo tipo. E soprattutto una calma maggiore nella gestione, perché non possiamo giocare solo con l'emozione, no? Dobbiamo cercare di giocare una pallamano di alto livello, ma cercando di non andare a cercare il massimo della, diciamo, dell'emozionalità, delle situazioni che ci tengono epidermicamente in partita invece che di esserci razionalmente. Ecco, questo è un tentativo che non sarà facile, ma penso che mano a mano che giocheremo queste partite saremo sempre più capaci di farlo. La settimana degli impegni internazionali, Team National Week, Matteo, che non vede soltanto ovviamente Italia e Slovenia in assi di partenza, insomma si giocherà tra questo fine settimana e la metà della prossima settimana. Il quadro completo lo vediamo. Vediamolo con l'aiuto della grafica, perché appunto si gioca questo secondo turno di qualificazione, questo secondo playoff. Anche in questo caso, come è successo nel primo turno per l'Italia contro la Bulgaria, c'è l'eliminazione diretta con gare di andata e ritorno. Queste sono le partite tutte distribuite di fatto tra il 7 aprile e poi il 12 aprile, che è anche il giorno della partita di ritorno tra Italia e Slovenia, anzi tra Slovenia e Italia. Si giocherà a Lubiana con inizio alle ore 17:30, mentre 18:30 per la partita che andrà in scena sabato a Chieti. Allora, Beppe, insomma, prolunghiamo il discorso sul movimento femminile, chiaramente sulla tua squadra nazionale, aprendo una parentesi sul massimo campionato, che poi è il serbatoio, ovviamente, il serbatoio della tua squadra. Campionato fermo, Matteo, mancano ancora due turni al termine della regular season, ma i giochi sono ormai fatti, almeno per quanto riguarda le squadre che prenderanno parte ai playoff scudetto. Perché Brix & Schuh Tirol e AC Lifestyle Erice si sono aggiunte alla IOMI Salerno e alla Cassa Rurale Pontina, che si erano già qualificate aritmeticamente nella settimana precedente. Salerno però, vincendo a Mestrino, ha blindato il primato, quindi giocherà i playoff da prima in classifica, mentre per quanto riguarda i playout rimangono in ballo sia la retrocessione diretta, perché certo, tanto Teramo quanto Mestrino sono l'una alla portata dell'altra, nel bene e nel male ovviamente, quanto poi c'è quell'ultimo posto per evitare o dover giocare i playout, che balla tra Secur Fox e Ferrara e Casalgrande Padana. Vediamo il servizio. Primato IOMI Salerno, AC Lifestyle Erice e Brix & Schuh Tirol sicure dei playoff e mezzo corona che evita l'ultimo posto. Sono questi i verdetti della 20ª giornata di Serie A1, che però concede margine ad ulteriori 120 minuti da giocare dopo la pausa azzurra. Soffre, ma passa con una rete di Baiciova a 10 secondi dal termine. Si tratta della IOMI Salerno, costretta a sudare freddo sul campo della Libest Espresso Mestrino, penultima della classifica, per blindare così il primo posto della regular season e accedere da capolista ai playoff che assegneranno lo scudetto. Notevole d'altro canto la prestazione delle venete, animate dal desiderio di evitare la retrocessione diretta, e questo rimane peraltro un fronte decisamente aperto, visto che Mestrino rimane a più 2 dalla Starmed TMS Teramo, fanalino di coda e sconfitta nel 31-24 che ha sancito la qualificazione di Brixen proprio ai playoff. Secondo me a volte entriamo quasi più concentrate quando le squadre sono un po' più forti che quando sono magari su carta, perché poi non è detto, la palla è tonda, quindi probabilmente anche da una squadra come il Cellini o anche sullo stesso Teramo ci si può aspettare un po' di tutto. Quindi ecco, a Salerno ci prepareremo bene, bene dal primo minuto. Le abruzzesi dovranno sfidare Prato e Mezzocorona nelle ultime due giornate, entrambe già sicure di doversi invece giocare la permanenza in A1 ai playout. Pericolo scampato soprattutto per le trentine, protagoniste del 20-19 in casa contro Cassano Magnago, con parata decisiva della greca Razzica allo scadere. Al contrario, per Mestrino il tour de force post-pasquale è di difficile lettura. Le venete affronteranno Secur Fox Ferrara e Casalgrande Padana, entrambe ferme al palo nell'ultimo sabato e appaiate a 16 punti, sospese tra la salvezza diretta e i pericolosi spareggi di fine anno. Adesso ci sono un po' di settimana di pausa, continuiamo a lavorare, mentre matematicamente abbiamo possibilità di salvare il playout, cercheremo di continuare a lavorare. Le ho parlato alle ragazze di stare tranquille, perché in questo momento di sottopressione, diciamo, perdere la testa è lo più facile e sicuramente non ci va a aiutare.
zona playoff, intanto ad eccezione del primato di Salerno tutto il resto rimane da definire. Pontini, Aerici e Brixen sono racchiuse in soli 3 punti e in una regular season che ne concederà altri 4 da qui alla fine. E alla ripresa, dopo la pausa, c'è subito un assaggio di semifinali con il remake del duello che ha assegnato il titolo lo scorso anno tra Brixen Sud Tirol e Salerno. Allora Beppe, cosa chiede il direttore tecnico delle squadre nazionali al campionato e alle squadre italiane in questo momento, ma anche ovviamente in futuro? Ma guarda, è semplice, più si alza il livello delle partite che giocano le ragazze, più è facile fare questo ruolo che in questo momento sto ricoprendo io, perché chiaramente noi le ragazze le prendiamo una settimana, 10 giorni come in questo caso, ma ogni 4-5 mesi, quindi abbiamo bisogno che si alzi il livello. Io devo dire che il campionato secondo me è migliorato durante il corso dell'anno, perché sia Teramo che Mezzocorona sono un po' cresciuti nel loro livello di gioco, nel senso che hanno inserito altre giocatrici, non il livello di gioco dal punto di vista tattico, ma semplicemente perché hanno aumentato la qualità anche delle singole giocatrici. Più questo campionato si arricchisce di buone giocatrici, più le nostre giocatrici che giocano in queste squadre hanno possibilità sia di allenarsi meglio, perché l'allenamento è soprattutto confronto con un campo, e sia per le qualità delle partite, che non presentano più magari differenze di reti abissali che nascondono poi una realtà in cui la partita non c'è stata. Noi abbiamo bisogno di acquisire continuità, di agonismo e di partecipazione a eventi in cui il risultato sia incerto. Matteo, allora, Casa della Pallamano, Chieti, il Centro Federale, questi giorni ospita non solo la rappresentativa guidata da Beppe Tedesco, che insomma, come abbiamo più volte ribadito, attesa questo doppio confronto con la Slovenia, poi daremo le coordinate per la partita di sabato, 18:30, la gara d'andata, ma anche la nazionale di beach, perché si avvicina una bella stagione e si avvicinano anche gli impegni della nazionale di beach. E in modo particolare tra il 7 ed il 12 aprile l'Italia giocherà alcune amichevoli nell'ambito di un training camp congiunto insieme alla Romania. Entrambe le squadre poi disputeranno dal 24 al 28 maggio i campionati europei. Sono campionati europei particolarmente importanti perché mettono in palio 7 posti per i giochi europei che poi si disputeranno a giugno a Cracovia in Polonia. Questo è l'elenco delle convocate agli ordini del tecnico Daniel Lara Cobos, ed è un'Italia che va di fatto per la stragrande maggioranza delle convocate nel segno della continuità rispetto a quella che abbiamo visto nelle precedenti uscite, e che per l'appunto prepara questo appuntamento così importante. A proposito di continuità, possiamo dire che c'è continuità anche sulla difficoltà del girone in cui è incappata l'Italia. Da questo punto di vista, insomma, le speranze peggio non poteva andare, realisticamente le possibilità sono poche. Sì, decisamente, purtroppo. Beh, a volte bisogna anche essere un pizzico fortunati. Beppe, questa componente che non è disponibile e non è allenabile andrebbe probabilmente, diciamo così, cacciata con ancora maggiore intensità, ma non so oggettivamente in che modo. Ma a me sembra che noi siamo particolarmente sfortunati in realtà, che questa è una componente che almeno allontanare la particolare sfortuna potrebbe essere già una via di mezzo, insomma un primo passaggio verso la fortuna. Io parlo anche del settore maschile, abbiamo sempre avuto sorteggi abbastanza difficili, per dire così, usare un eufemismo, quindi prima o poi capiterà dall'urna qualcosa di buono, però intanto dobbiamo essere pronti, perché è inutile che noi prendiamo un avversario abbordabile e poi non siamo in grado di giocare ad alto livello. Allora Beppe, ci saranno tantissime presenze al Palazzo Santa Filomena, sold out per la gara di sabato, antivigilia di Pasqua, quindi vigilia di Pasqua, insomma troppo facile accostamento, speriamo una resurrezione da questo punto di vista della pallamano italiana, non della tua squadra, ci mancherebbe. Cosa ti senti di promettere e cosa debbono attendersi per la partita di sabato? Allora, io credo di parlare come responsabile a nome delle ragazze, credo che le ragazze siano assolutamente onorate di poter fare questa partita con la Slovenia. Questo vuol dire onorare l'impegno, vuol dire
provare a giocare a un livello che per adesso non abbiamo ancora esplorato, almeno negli ultimi anni, e però con tanta passione, con tanta emozione e con tanta voglia di applicarsi, perché questo stiamo facendo in questi giorni, perché c'è proprio la necessità di viverla intensamente, questa preparazione. Mi sembra che tutto stia procedendo in quel senso lì, di avere la disponibilità mentale ed emozionale delle ragazze. Questo noi possiamo chiedere. Noi possiamo promettere di dare al pubblico che accorrerà a vedere la nostra partita, prima di tutto perché abbiamo bisogno per noi stessi di dare queste garanzie. E dopo, chiaramente, i sogni sono sempre sogni, bisogna viverli, e quindi noi non possiamo dire. L'importante è che non abbiamo, un atteggiamento di reverenza preconcetta, e anche che non abbiamo l'idea che perdere una partita sia la fine del mondo. Noi dobbiamo giocare, incominciare a pensare che ogni partita è una partita da giocare prima, e il risultato lo vedremo alla fine. Grazie Beppe, intanto Matteo Grazie ci ricorda un po' le coordinate, intanto test, insomma un collaudo pre-Slovenia sempre a Chieti contro il a te. Teramo, cui faceva Esatto. riferimento prima Beppe Per Tedesco. rodare un Esatto. pochettino il motore, una sgambata per poi arrivare, diciamo, con la testa giusta, col ritmo agonistico nelle gambe alla partita di sabato. 18:30, lo ripetiamo, i biglietti sono in vendita su Viva Ticket, ingresso gratuito per tutti i minori di 15 anni, partita che sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports, al pari poi di quella che verrà invece disputata il 12 aprile, quindi mercoledì alle 17:30, in quel caso a Lubiana. Buon lavoro Beppe, buon lavoro, Grazie. ci ritroviamo a Chieti per sostenere Perfetto, vi aspetto. la nostra nazionale. Ciao Grazie, Beppe. grazie Beppe. Ora ci fermiamo. Ci fermiamo pochi istanti di pausa. Tra poco lasceremo, ecco, insomma, chiuderemo. Abbiamo chiuso di fatto la parentesi con la squadra nazionale allenata da Beppe Tedesco e soffermeremo la nostra attenzione invece sul massimo campionato maschile. Anche lì, insomma, verdetti pressoché definitivi. Poi lo capiremo questo nelle prossime settimane per quanto concerne i playoff scudetto. Tra poco. Nello splendido scenario del TC Cagliari. Dal 1 al 7 maggio non perdere il primo ATP Challenger 175 che si disputa in Italia. E ricorda, per tutti i tesserati FITP, sconto del 20% sui biglietti. So già che tutto quello che abbiamo vissuto insieme sarà un ricordo indelebile. Ora che siamo quasi alla fine ed è di nuovo tempo di pensare al domani, è normale avere un po' di paura. Ma non una paura che ti blocca, è più adrenalina, è come quella che senti prima di una partita. E allora c'è solo una cosa da fare: scendere in campo e dare il massimo. Piccola anticipazione della serie Campus Italia che insomma avremo modo con grande partecipazione di seguire tutti insieme e praticamente ci avviciniamo alla fine, no, E Matteo? infatti il titolo della sesta puntata è Pensare al domani, perché i ragazzi del Campus Italia sono arrivati al momento di dover pensare a quello che accadrà alla fine di questo biennio, di questo percorso. Stiamo vedendo alcune delle immagini di questa sesta puntata che è disponibile su tutti i canali ufficiali della federazione, quindi su Instagram in modo particolare, sul canale YouTube e sulla pagina Facebook. Devo dire che c'è sempre un grande seguito per questa serie, perché poi credo che i più piccoli magari vedano in questi ragazzi un Certo. possibile punto d'approdo, un possibile punto di Anche perché si riferimento. comincia a progettare il Esatto. campus che verrà. E infatti non è stato casuale in realtà il lancio della puntata in questi giorni, proprio perché per l'appunto a Chieti ci sono una quarantina di ragazzi provenienti da tutta Italia del biennio 2006-2007, perché è in corso la selezione per la prossima nazionale, per il prossimo campus. Attenzione perché comunque il Campus Italia ha ancora qualche impegno da assolvere nel massimo campionato, lo farà come sempre ha fatto nel corso di questa stagione a testa altissima, senza
fare scontri a nessuno, procurando qualche problema, perché qualche problemino il Campus Italia, soprattutto per le squadre che lottano nella parte bassa della classifica, lo ha determinato, sportivamente si intende. Però Matteo, un conto è la parte bassa della classifica, un conto la parte alta della classifica, dove i giochi sono fatti, poi in attesa di quelle che saranno insomma le code insomma, giudiziarie o giuridiche che in qualche modo ci attendono, con i noti fatti che riguardano la posizione del Conversano, che dovranno essere comunque ancora attenzionati negli ulteriori gradi di giudizio, insomma si attende un po' l'esito. Di fatto però sul campo classifica alla mano, la situazione è chiara. È chiaro che è bene precisarlo, noi in questa fase ci dobbiamo attenere a quello che dice il campo, quindi in termini di risultati, e a quello che è stato sentenziato almeno per il momento. Poi quindi gli organismi di giustizia fanno il loro lavoro, federale faranno il loro lavoro, noi questo ne prenderemo atto. Non c'è dubbio, però in questo momento, stando ai risultati delle partite che sono andate in scena nella penultima giornata, sabato scorso la Raimon Sassari è la quarta semifinalista perché ha battuto 26-24 il Brixen, peraltro costringendo Bressanone alla seconda sconfitta consecutiva. Bressanone che adesso è chiamato a confermare in maniera aritmetica il suo primato in classifica in un derby che è tutt'altro che scontato contro l'Alperia Merano, che si giocherà nella ultima giornata, il prossimo 15 aprile. Va detto per la verità, ad onor del vero, che Bressanone ha anche il vantaggio dello scontro diretto dell'andata, quindi ha un pochettino di margine certamente per difendere questo primo posto. Merano però deve vincere, perché comunque alle spalle arriva Fasano, che può ancora prendersi il secondo posto, il che vorrebbe dire in semifinale Fasano avere che però giocherà a Sassari contro la Raimon Sassari, con incroci decisamente pericolosi. Facciamo il punto nel servizio per appunto mettere tutto al proprio posto. Almeno allo stato attuale, coi dati della classifica di oggi, il novero delle semifinaliste è completo. La Raimon Sassari, dopo la 25esima giornata andata in scena sabato scorso, si aggiunge a Brixen, Alperia Merano e Sidea Group Fasano nell'elenco delle squadre che in post-season potranno giocare per il titolo. La precisazione sullo stato attuale delle cose è doverosa in relazione ai 7 punti di penalizzazione inflitti dalla giustizia sportiva al Conversano e sui quali la società pugliese ha già annunciato ricorso. Bisognerà attendere, non c'è altro da dire, ma nel frattempo la situazione cristallizzata alla pausa consegna ai sardi la certezza di giocare i prossimi playoff. Verdetto questo giunto con un turno di anticipo sul termine della regular season grazie al 26-24 che costringe la capolista Bressanone alla seconda sconfitta consecutiva. Perdere in fila i match contro i sardi e contro Fasano la settimana prima ha messo gli altoatesini di Ciutura nella condizione di dover confermare il proprio primato nel sentitissimo derby del 15 aprile contro i Diavoli Neri del Merano. C'è anche il rischio, seppure remoto, di perderlo quel primo posto. Brixen difende il più 7 dell'andata, ma i giovanissimi di Jürgen Prantner stanno bene e sognano l'impresa che peraltro li metterebbe nella condizione di difendere il secondo posto. Per noi sarà una finale per giocarci il secondo posto e abbiamo due settimane di tempo, forse anche un po' troppo adesso, però è così e ci dobbiamo essere pronti fra due settimane. E poi noi ce la metteremo tutta e vediamo come finisce la regular season. Appena dietro ai meranesi c'è Fasano, reduce dal largo 40-28 contro il Campus Italia, che ora, dopo la pausa, ospiterà Sassari senza la possibilità di fare calcoli. I pugliesi di Vito Fovio scenderanno in campo per migliorare, se possibile, il proprio piazzamento e aggiudicarsi almeno in semifinale il diritto di giocare gara 2 e la eventuale gara 3 davanti al proprio pubblico. E adesso ci godiamo questa piccola pausa di qualche giorno per poi andare a Sassari a cercare di vincere la partita per poter appunto provare ad arrivare secondi in classifica. Salvezza raggiunta per la Team Network Albatro. I siracusani sono bravi a superare l'ostacolo Romagna. 23-21 in casa con 9 reti di Gianluca Vinci e recupero del 12 aprile contro Rubiera, divenuto a questo punto ininfluente. Gli emiliani, al pari di Banca Popolare Fondi, Carpi e proprio Romagna, dovranno lottare per evitare la retrocessione nei play-out. Dopo Pasqua, nel weekend, come detto, del 15 aprile, conti e ragionamenti riguarderanno solo i possibili abbinamenti della seconda fase di stagione. In definitiva, chi affronterà chi nelle settimane di primavera che promettono di infiammare gli scenari della pallamano italiana. Allora, con l'aiuto della grafica rimettiamo un po' a posto tutte le notizie che
Matteo Damonte ci ha fornito nel servizio che abbiamo appena osservato. Questa è la classifica generale, lo dicevamo, Matteo, c'è poco da fare, al momento questa è la situazione. Poi potremo raccontare altre storie nel caso in cui, ecco, dovesse essere ribaltato il verdetto che riguarda il Conversano, che di fatto penalizzato dalla vicenda ben nota è fuori dalla zona playoff a quota 34 punti e non potrà più raggiungere, almeno sempre stando alla situazione attuale, la quarta piazza. Non può più accadere nulla anche per quanto riguarda la salvezza diretta, evitando i play-out, visto che la Team Network Albatro ha battuto in Romagna in casa e quindi ha definitivamente chiuso il discorso. Non è più raggiungibile, visto che ci sono solamente due punti in palio nel prossimo turno, dalla Banca Popolare Fondi. Può soltanto cambiare qualcosina negli equilibri, nei posizionamenti, esatto, certo, tra Carpi e Secchia Rubiera, visto che Carpi ha vinto lo scontro diretto. Ricordiamo però che Secchia Rubiera deve giocare due partite perché deve recuperare, ripetere la gara sul campo della Team Network Albatro il prossimo 12 aprile, quindi con qualche giorno d'anticipo rispetto poi all'ultima giornata. E ricordiamo anche che, insomma, soltanto il Campus Italia è già certo del proprio destino, perché ritornerà insomma nel campionato di A2, il campionato di A2 Silver. Poi bisognerà attendere per conoscere il nome della seconda squadra retrocessa, l'esito dei playout, e da qui, insomma, l'importanza degli incroci, delle partite che ancora dovranno disputarsi. Ovvio che, insomma, ora le attenzioni ancora per questa settimana sono puntate, orientate sul massimo campionato. Poi bisognerà, insomma, aprire, lo faremo in maniera ampia e variegata, un'ampia parentesi sulla partita delle partite, come l'abbiamo più volte ribattezzata, Italia-Polonia. Qualcosa, insomma, avvisaglie di una sfida importante, di grande fascino, stanno già arrivando anche ad Oltralpe, perché, insomma, il capitano della nazionale azzurra, che peraltro giocherà proprio in casa perché lui è di Vigevano, mi pare che si stia preparando benissimo a questo confronto. Arrivano buonissime notizie da Istre, diciamo la verità. Vediamo la grafica che ha dedicato l'Is Provence, il club francese dove gioca Parisini, per questo importante traguardo, le 300 reti in Star League, il massimo campionato francese, credo senza tema di smentita, assieme alla Bundesliga, uno dei due migliori campionati del mondo in questo momento. Quindi ci fa enormemente piacere che il capitano della nazionale abbia tagliato questo traguardo, come ci fa enormemente piacere che sia tornato in campo la settimana scorsa nella stessa partita in cui Parisini ha tagliato il traguardo Thomas Bortoli, di cui vediamo la foto. Mancava in campo dal luglio scorso, quando si era infortunato alla spalla contro le Faroe ai campionati europei under 20, ed è tornato dopo l'operazione alla spalla, e questa è una notizia lieta, buonissima anche per noi che seguiamo la nazionale, e quindi anche per Trillini. Anche in prospettiva azzurra, anche in prospettiva Italia-Polonia, poi ovviamente le scelte definitive verranno effettuate dal direttore tecnico Riccardo Trillini, però ecco, arrivare a questo appuntamento con giocatori carichi, insomma, per aver fatto bene nel proprio club, significa preparare già nel modo migliore questa sfida, la cui importanza abbiamo più volte ribadito. Ecco, da questo punto di vista è già caccia al biglietto, Matteo. Nel vero senso della parola, perché sì, le richieste sono veramente tante, fortunatamente. Stiamo vedendo la grafica, Italia-Polonia, 27 aprile alle ore 18 al Palasport di Vigevano. Per la prima volta nella storia la nazionale gioca a Vigevano, casa proprio del capitano, come dicevi, Andrea Parisini, e i biglietti sono in vendita come al solito su Viva Ticket, quindi sia online sia nei punti vendita convenzionati Viva Ticket. Ricordo che anche in questo caso c'è l'ingresso gratuito per tutti i minori di 15 anni. Tra l'altro, sulla pagina Viva Ticket trovate anche l'email per prenotare eventualmente il biglietto. Bene, è tutto per questo appuntamento di Handball Mania, dedicato in gran parte alla nazionale femminile, che, lo ribadiamo, nella giornata di sabato, inizio alle 18.30, sfiderà a Chieti la Slovenia, la gara d'andata del secondo turno di qualificazione ai campionati del mondo. Insomma, sono i primi 60 minuti, poi la gara di ritorno settimana prossima, nella giornata di mercoledì in Slovenia. Step by step, intanto godiamoci questo appuntamento di sabato, Matteo. Partiamo da sabato. Ciao, ciao. Ciao Matteo Aldamonte, Sabrina Alessio, un ringraziamento al coordinamento. Noi ci ritroviamo in Handball Mania settimana prossima. Arrivederci, buona pallamano a tutti.